Buongiorno cari amici, buongiorno. Video on the road questa mattina perché ho l'opportunità, insomma, di scambiare quattro chiacchiere con voi al volante. Ieri sera c'è stata, parliamo di Milan, torniamo a parlare di Milan, piano piano lo faremo, magari lo faremo un po' anche questa sera alle 19 nel corso della Compagnia del Qatar, dove parleremo di mondiale, ma parleremo tanto anche di Milan perché ci sono alcuni protagonisti che, voglio dire, che o vedremo domani, cioè Leao nel Portogallo, o che abbiamo ben già visto, e mi riferisco a Olivier Giroud nella Francia. Quindi c'è del Milan in questo mondiale. Ma questo video è dedicato a Stefano Pioli e alle parole che il mister ha detto ieri, perché ha parlato di alcuni aspetti tattici che secondo me sono molto interessanti. Fermo restando che sul discorso tempo effettivo ha detto una cosa che io non condivido per niente, cioè due tempi da 30 minuti col tempo effettivo. Io proprio sono contrario a questa cosa, lo sapete, per me il calcio sono 45 più 45, un recupero congruo. Però ha detto una cosa interessante Pioli, è giusta, e sulla quale varrebbe la pena fare un'osservazione più approfondita, e cioè il fatto che in Champions League si perde meno tempo. Perché? Perché l'arbitro dà meno spiegazioni. Il mister ha parlato di questa cosa e io credo che questo sia uno spunto interessante, questo sia un punto di partenza per un ragionamento, non inventarsi cambiamenti di regole che stravolgono il gioco del pallone, piuttosto cercare di educare, perché vedete, adesso non voglio anche qui sembrare un filosofo da quattro soldi, però bisogna mettersi in testa che certe cose si cambiano se c'è un'educazione, no, nel sistema. Perché vedete, quando io vedo cose sconvenienti, come ieri sera gli inglesi inginocchiati e i senegalesi in piedi, capite bene che questo non è educazione, non è insegnamento, è una farsa, fermo restando che gli inglesi fanno bene a inginocchiarsi di fronte all'Africa di colore, nella quale anche loro hanno contribuito a fare macelli, ma lasciamo perdere. Detto questo, bisogna educare, quindi bisogna educare i calciatori a comportamenti di un certo tipo. Per fare questa cosa ci deve essere la cultura sportiva, ma ci deve essere anche un arbitro che aiuti in questa direzione. Allora, se in Champions League si perde meno tempo perché l'arbitro non spiega, Pioli l'ha detto, l'arbitro non si ferma a spiegare, l'arbitro non ti spiega niente e va avanti, perfetto, benissimo, facciamo la stessa cosa anche noi, facciamola a livello all around, no? Facciamo la stessa cosa. L'arbitro non si ferma più a spiegare nulla. Questo potrebbe essere un inizio, perché io credo che il calcio debba mantenere i suoi connotati, come ho detto nel podcast su Telegram, e debba trovare altre soluzioni, eventualmente se questa cosa della perdita di tempo, che c'è sempre stata, è diventato improvvisamente il male assoluto del pallone, no? Perché poi vedete come vi mettono in testa certe cose a qualcuno. Ai mondiali, quindi massima visibilità in ogni caso, anche se gli ascolti sappiamo che non sono eccezionali, anche se l'Italia non c'è, magari tanti miei connazionali non guardano questo mondiale, ma in un torneo importante come il mondiale ti piazzano questa roba qui. Risultato, ti entra nella testa che il problema del calcio sia la perdita di tempo, e poi improvvisamente arrivano, no? Ma questo, ma quella squadra, ma questo fa così, ma questo fa colà. State attenti a questi giochetti perché sono molto pericolosi. Le perdite di tempo ci sono sempre state, i recuperi una volta, fino a 2-3 anni fa in Bundesliga, per dire, non c'era assolutamente l'abitudine di dare più di 2 minuti di recupero, qualsiasi cosa accadesse, poi, forse più di qualche anno fa. Comunque poi c'è stata l'introduzione dei 30 secondi per la sostituzione, tutte queste robe qui, che vanno benissimo prese singolarmente, ma se poi diventano... Quindi su questa roba io e il mister non la vediamo allo stesso modo, anche perché poi, ripeto, lui ha dato uno spunto di riflessione. Sulle questioni tattiche invece, tralasciando i soliti discorsi su Leao, il contratto, che ovviamente insomma, il mister non ha potuto dire nulla più di quello che poteva dire un qualsiasi tifoso del Milan, cioè siamo fiduciosi, si parla, ha parlato invece di alcune caratteristiche, ad esempio di Leao, il fatto che deve rientrare meno paradossalmente. Pensate un po', il mister ci ha detto che Leao deve rientrare meno perché deve essere più vicino alla porta, deve aggredire meglio il secondo palo, e questa è una cosa che il mister ha detto, io glielo dico sempre a Leao, deve diventare più attaccante. Giustamente Pioli sottolinea come lo step
per diventare campione e Leao ancora non l'abbia fatto, ma potrà farlo, potrà farlo. Poi magari faremo un video di considerazione sui giocatori della Serie A ai mondiali, perché secondo me anche lì ho letto dei commenti con dei punti di vista molto interessanti. Poi parla della questione del centrocampo, dice: i giocatori devono capire come giocare a seconda della situazione. Questo secondo me è un aspetto molto importante, perché sottolinea la volontà di Pioli di far crescere la squadra anche da un punto di vista di intelligenza calcistica, che è una componente secondo me molto, non fondamentale, perché fondamentale è saper giocare a pallone, però è una componente importante nel calcio moderno, perché ti consente di fare delle cose che altri magari non riescono a fare proprio perché gli manca questo aspetto. Ci sono calciatori dotati di grande intelligenza calcistica che riescono ad essere poco appariscenti ma molto molto utili ed importanti alla squadra. Il mister fa questa considerazione, dice: i giocatori devono capire quando giocare corto e quando giocare lungo. Se siamo in parità numerica a centrocampo, qualche volta è meglio giocare lungo; se siamo in superiorità possiamo giocare corto. Poi parla dei centrocampisti, dice: quest'anno accorciamo meno con i centrocampisti, quindi siamo meno propensi, come dire, al recupero palla veloce, che è una delle caratteristiche del gioco di Pioli, tant'è che poi afferma che lui studia allenatori che hanno fatto di questa cosa una caratteristica del loro lavoro, e dice: io a Guardiola ho detto tu sei il più bravo allenatore nel recupero palla, e effettivamente questa è una cosa vera, tant'è che c'è ai mondiali, e questa sia una cosa molto interessante, c'è una statistica che ogni tanto appare sullo schermo che ci racconta il tempo medio di recupero palla delle due squadre, cioè in quanti secondi le due squadre recuperano il pallone. Ieri sera l'hanno mostrato anche durante Inghilterra-Senegal ed era, mi pare, 14 secondi o 13 secondi per Inghilterra e 25-26 per il Senegal. Anche questo fa capire un po' lo stile di gioco. Sarebbe interessante avere anche durante le partite di Serie A queste grafiche, queste statistiche. Comunque dice: dobbiamo cercare di ritornare un po' lì, però è anche vero, e questo lo aggiungo io, che ci sono state tante cose all'interno di questa prima parte di stagione, che comunque è positiva, perché voglio dire, abbiamo raggiunto l'obiettivo di questa prima parte di stagione, cioè quello di arrivare a qualificarci per gli ottavi di finale di Champions League. Ci sono state delle situazioni che ci hanno portato a perdere magari qualche punto in campionato che avremmo potuto avere e che ci avrebbe permesso di essere un pochino più vicini a un super Napoli, ma comunque siamo in linea. Mister ha anche detto: potremmo fare una serie di risultati, di vittorie consecutive per avvicinarci al Napoli. Il discorso dell'accorciare a centrocampo, cioè andare ad aggredire alti, chiaramente uno potrà dire: beh, anche perché le caratteristiche dei giocatori non lo consentono, e questo è vero, in questo senso è vero. Manca un giocatore che riesca a fare le due fasi nella maniera nella quale lei faceva che sì, in alcuni momenti della stagione, perché anche lui non sempre riusciva a fare questo tipo di lavoro. E allora lì poi si inserisce anche il discorso su De Ketelaer, dice: è un centrocampista offensivo, cioè lui sta cercando di, secondo me, di far capire a chi gioca in quella posizione che tipo di lavoro vuole. E quindi io credo che sì, continueremo a vedere il 4-2-3-1, ma lo vedremo sempre di più in una forma con un giocatore nel ruolo di trequartista che va anche ad aiutare, proprio per il discorso spesso di essere magari in superiorità o almeno in parità numerica a centrocampo. Un altro aspetto importante che avevamo sottolineato anche noi in una conversazione è quella della difesa, perché lui dice: Kalulu a destra ha delle caratteristiche che sono diverse rispetto a quando giochiamo con Calabria o quando giochiamo con Florenzi, e anche questa cosa l'avevamo sottolineata, l'importanza del lato destro nella manovra del Milan e anche nella fase difensiva del Milan, perché lui dice: con Kalulu al centro io ho un altro tipo di costituzione della difesa, con Kalulu obbligatoriamente spostato terzino destro ne ho un'altra. E quindi il rientro di Calabria, il rientro di Salemaker, con il Florenzi probabilmente sarà un po' più in là, potranno dare nuovo impulso alla fase difensiva del Milan, che comunque è, sì, diciamo, difettosa in alcuni aspetti, ma non poi così tanto come magari la percezione ci dà, perché guardando poi i numeri alla fine siamo abbastanza in linea anche con quello fatto l'anno scorso. Ma noi dobbiamo adesso tornare in linea con quello che abbiamo fatto
nella seconda parte della stagione, nella parte finale della stagione, allora lì veramente potremo pensare di andare a prendere il Napoli. Se la nostra fase difensiva sarà impermeabile come quella che abbiamo visto negli ultimi due mesi dell'anno scorso, dello scorso campionato, allora veramente potremo pensare di andare a prendere il Napoli. Insomma, spunti interessanti del nostro mister, diciamo al 20%, poi l'80% ovviamente era contorno. Tra l'altro ho letto una cosa interessante, un commento interessante su questi appuntamenti con l'allenatore, ed effettivamente io credo che potrebbe anche non essere una cattiva idea. Ecco, questa voglio portarvi io, questa idea innovativa, visto che insomma, magari qualcuno pensa che io sia un parruccone che vuole rimanere sempre fermo sulle proprie posizioni. Se invece di fare la conferenza stampa ogni mese, ogni settimana, prima di ogni partita, gli allenatori facessero una bella intervista, magari una volta ogni 2-3 mesi, per raccontare un po' le cose, forse si cancellerebbero un po' di banalità che obbligatoriamente devono dire, perché quando ti trovi ogni settimana a parlare della partita, sì, puoi parlare un po', ma è chiaro che non puoi sbilanciarti sull'avversario più di tanto, e quindi devi, come dire, poi alla fine ridurti o a fare filosofia come fanno certi, oppure a parlare di cose banali, ecco, parlare banalmente. Quindi questa potrebbe essere un'idea. Buona giornata a tutti, ci vediamo alle 19 in diretta con la compagnia del Qatar.